Ringrazio il professor Scutellari per l'invito che mi ha rivolto a tenere questa conversazione su un argomento che mi interessa in un modo particolare. Naturalmente il ringraziamento va esteso anche alla professoressa Alessandra Fiocca che ha consentito a poter tenere questo argomento, questa conversazione sull'argomento della ceramica grafitica verdadese, poi ringrazio naturalmente tutti voi che siete intervenuti. Il discorso della ceramica grafita verdadese è un discorso che parte da lontano, da molto lontano, sia nel tempo che nello spazio, soprattutto per le caratteristiche tecniche che la caratterizzano. Caratteristiche tecniche. Si sente? Che si sintetizzano nell'uso particolare di determinate invetriature, tipi di invetriature di carattere più micro e di vernici. Che usano prevalentemente due ossidi metallici per ottenere le tonalità del verde, l'ossido di rame, e il colore bruno ferraccia, violaceo manganese, che è ottenuto attraverso l'utilizzo dell'ossido di ferro. E gli oggetti così modellati con il tornio e cotti naturalmente in forni a temperature che oscillano attorno ai 1000 gradi di calore vengono poi coperti da un'invetriatura di ossido di Prima piombo parte determina il risultato fila, finale che possiamo vedere già ci in sono questa ancora due posti. prima diapositiva, che raffigura un cavallo cinese di epoca Tang, la dinastia Tang va dal VI al IX secolo Cristo, e quindi vediamo già gli stessi risultati, gli stessi cromatismi che saranno poi utilizzati anche dalla ceramica grafita ferrarese e dalle altre ceramiche grafite di area da 90 nei cavallo tra il 300, il 400 e il 500. Questa tecnica della invetriatura piombifera e delle tonalità verde, armine e bruno ferraccia dalla Cina attraverso le vie carovaniere, i contatti che si svilupparono in modo precipuo addirittura prima dell'alto medioevo. Questa tecnica e questo tipo di manifattura si svilupperà poi in ambito iranico nelle località dell'altipiano iranico tra Nishapur, Samarcanda, Gargus, dove accanto all'uso delle vernici più piccole comparirà in modo sempre più evidente la graffitura, cioè l'incisione sulla superficie, come per esempio questo piatto del IX secolo d.C. Più evidente un rapporto con i manufatti successivi dell'epoca medievale ferrarese o padano-veneta è questa ciotola che si trova al Louvre, dove, oltre ai colori ottenuti dagli ossidi metallici di cui ho parlato prima, è ben evidente la graffitura, il graffito, che mette in evidenza in questo periodo, siamo attorno al X-XI secolo, sempre in area iranica, un volatile il volatile sarà uno degli animali che compariranno più spesso anche nella ceramica successiva, fin dal XIII-XIV secolo, sempre nelle nostre zone.
Io vado abbastanza in fretta perché sono molte le diapositive e non voglio naturalmente tediarmi. Questo è un altro bellissimo bacino con un uccello in un sviluppo di carattere vegetale, sempre con i colori di fondo che sono il Verde Amina e il Bruno Ferraccia. E qui siamo perfettamente vicini in tutto e per tutto con quelli che saranno poi i prodotti già del tardo medioevo in area padano-veneta e a Ferrara in modo particolare. Scusa, professore, il presidente di Bar ha detto che produzione. Questo? Sì. Questo è di sempre dell'altipiano iranico, può essere di Nishapur, Samarcanda e Gargush in modo particolare, erano delle località che svilupparono questa tematica e questo tipo particolare di manifattura. Questi oggetti, naturalmente, attraverso le vie carovaniere e le vie mercantili, soprattutto portate avanti dalla Repubblica di Venezia e di Genova, arrivarono naturalmente sulle nostre coste e diventavano oggetto anche di imitazione, il tentativo di rifare in sede locale nostra questi oggetti, questi manufatti. E lo vedremo, molti di questi, tra l'altro, sempre nel periodo ormai dell'Alto Medioevo, compariranno sui campanili e sulle facciate delle chiese romaniche, gotiche, a Pomposa ne abbiamo un esempio molto vicino, oppure nella chiesa di San Bartolo, andavano incastonate ad alleggerire le masse murarie, sia di campanili che di fiancate o di facciate di chiese, e alla luce del sole riflettevano e davano particolare luminosità all'insieme. Questo invece è una ciotola del Museo del Louvre, anche questa, con un coniglio. Ecco, è un elemento che lo avvicina molto alla nostra ceramica graffita, dove l'elemento del coniglio comparirà molto spesso nel 400 e nel 500. Questo è un manufatto già del XIII secolo e siamo in Siria, nella parte nord della Siria, perché naturalmente questo tipo di manifatture si sviluppano in un'area sempre più vasta e nel 1200, 1100, 1200 investiranno anche tutto l'impero bizantino, le aree del Mediterraneo orientale, con manufatti più o meno simili sia negli ornati che nelle forme. Questo è un boccale su altopiede con un collo molto alto. Siamo già in epoca evoluta per il tipo di produzione medio orientale e che si avvicina molto, molto rapidamente alle tematiche della nostra manifattura del secolo XIII e XIV, con questi sviluppi floreali di foglie accartocciate che caratterizzano la parte mediana del boccale e il collo. È un tipico espediente di carattere decorativo che si svilupperà molto diffusamente nel Medioevo. Qui siamo già a Ferrara, siamo nella prima metà del 1300, questo è un bacile, vedete sempre i colori sono questi, Verde Amina e Bruno Ferraccia, la graffitura sotto vernice piombifera raffigura un uccello, un volatile verso destra. Dalle caratteristiche molto schematiche, molto stereotipate, potremmo dire. È una figura poco mossa, arcaica, infatti l'oggetto è un oggetto arcaico rispetto appunto a questo tipo di manifattura. Siamo
nella metà del secolo XIV ed è un tipico prodotto ferrarese, come anche questo. Questo è un boccale della metà o seconda metà, probabilmente seconda metà del secolo XIV, la figura anche questo un volatile. Sono tutti spunti decorativi presi dalla produzione medio orientale, dalla produzione iranica che abbiamo visto prima. Sono delle figure di animali un po' impossibili come movimento, come raffigurazione, molto schematica, e questo tipo di decoro si svolge nella parte anteriore del manufatto, del boccale in questo caso, circondato poi da una cornice, da una riserva di carattere vegetale, sempre adornati vegetali. Qui siamo alla fine del 1300, siamo anzi già all'inizio del 1400, ci avviciniamo all'aspetto più o meno centrale di questa conversazione, con questa medaglia di Niccolò III d'Este. Niccolò III d'Este è stato il primo dei grandi signori di Ferrara, marchese di Ferrara, che ha caratterizzato appunto i primi decenni del 1400 ed è stato il padre dei successivi signori estensi Lionello, Corso ed Ercole I d'Este. Quindi una figura centrale molto importante che segna lo sviluppo, l'evolversi della signoria estense, sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista delle creazioni manifatturiere, dell'arte, dell'alto artigianato e così via. Questa è una medaglia di Amadio da Milano, è stato un grande medagliista che ha precorso Pisanello nella manifattura delle medaglie. Questo invece è un ritratto inedito, successivo probabilmente già del Cinquecento, sempre di Niccolò III d'Este. Non si conoscono altri ritratti di questo importante signore di Ferrara. Ceramica graffita. Come si avvicina a queste raffigurazioni, a questi personaggi che sono centrali nella vita della città? E dunque anche il vasaio ceramista, sicuramente, in base a, chiaramente, alle proprie esperienze decorative, in base alle proprie capacità, intende raffigurare al centro di manufatti vocali oppure piatti, come in questo caso, la figura del principe, la figura del signore, mettendone in risalto dei particolari, che naturalmente sono particolari non sempre facilmente identificabili nella figura rappresentata, proprio in base alle difficoltà di poter rappresentare questi personaggi. Potrebbe questo essere un busto proprio di Niccolò III d'Este. Tra l'altro sono interessanti gli ornamenti, le vesti, le acconciature, il modo di pettinare i capelli, eccetera. La moda allora, e lo vedremo poi nei disegni di Pisanello, la moda allora aveva una velocità incredibile, e aveva la capacità di espandersi dall'Inghilterra al bacino del Mediterraneo, dalla Spagna all'Ungheria, con una rapidità notevole. E lo studio delle acconciature e, diciamo, degli abiti, delle vesti, è fondamentale per poter datare questi oggetti. Per esempio, il modo di vestire del 1450 è diverso dal modo di vestire del 1470. L'acconciatura femminile dello stesso periodo è diversa dall'acconciatura femminile di due anni dopo, cosa che, per esempio, oggi non viaggia con la velocità dell'epoca. Qui noi abbiamo
il busto di questo personaggio che potrebbe essere Niccolò III con questa particolare capigliatura che ritroveremo in particolare nel personaggio di Lionello d'Este. Il personaggio è raffigurato all'interno di uno sviluppo di carattere vegetale molto raffinato e molto bello. È la figura che viene fuori, si staglia fuori da questo giardino raffigurato in modo così schematico dalle figure che si accartocciano su se stesse. Ed eccoci a Pisanello. Pisanello è un personaggio molto importante, ovviamente in se stesso, come grande pittore, medagliista, ma anche come disegnatore. Ci sono dei disegni bellissimi, quasi tutti purtroppo all'estero. Ce n'è qualcuno nella collezione la collezione Cini all'isola di San Giorgio a Venezia, ma in gran parte sono in Francia o in Inghilterra e raffigurano personaggi vestiti negli abbigliamenti dell'epoca, cavalieri e così via. Siamo attorno al 1430-40, sono gli anni in cui Pisanello è a Ferrara ed è a Ferrara in modo particolare in una occasione storica fondamentale che è stato il concilio ecumenico del 1438, che si aprì a Ferrara e poi dopo alcuni mesi fu trasportato a Firenze, no, per la verità si aprì a Basilea, da Basilea arrivò a Ferrara e dopo pochi mesi fu trasferito a Firenze per problemi di pestilenze che allora erano micidiali e devastavano le città ogni pochi anni. E a Ferrara Pisanello lavora per Niccolò III, ma soprattutto Pronto, Accademia, buonasera. per Lionello d'Este. Fa delle medaglie che sono rimaste famosissime e disegna e dipinge. Il concilio del 1438, anche dal punto di vista artistico, decorativo, culturale in senso lato, rappresenta una svolta nel costume, anche nelle abitudini, che ha lasciato il segno a Ferrara. Ferrara divenne una città, di respiro mondiale per l'epoca, diciamo così. Perché? Perché non solo partecipò Papa Eugenio IV e lasciò dei segni a Ferrara della sua presenza, ma perché intervenne l'imperatore d'Oriente Giovanni VIII Paleologo, ambasciatori di tutte le corti, quindi l'Europa e il mondo politico tra Occidente e Oriente era rappresentato al massimo livello. E curiosamente, l'imperatore Giovanni Paleologo si portò dietro tutta una serie di personaggi, un caravanserraglio estremamente ricco di personaggi con i loro abiti sgargianti, centinaia di persone che misero in grosse difficoltà Niccolò III d'Este, perché siamo nel 1438 e signore di Ferrara è ancora Niccolò III. Niccolò III morirà nel 1400 e 41, tutta questa gente doveva essere ospitata, doveva essere mantenuta e quindi vennero requisiti palazzi importanti della nobiltà ferrarese per ospitare i personaggi più importanti, ma molti di questi del seguito rimasero fuori. E allora si allestirono dei padiglioni.
In quest'area scoperta del prospiciente il castello Estense, che era stato costruito pochi decenni prima, davanti al castello c'era uno spiazzo molto grande, tenuto così per essere pronti a difendersi da nemici che eventualmente avessero aggredito la città e soprattutto la Repubblica di Venezia, che era sempre guardata con molta attenzione. Il castello allora era protetto da un terrapieno curvo, davanti, che oggi è ricordato dall'andamento della via degli Armari, che è curva. Lì c'era il terrapieno. Tra il terrapieno e il castello, in questo spiazzo, furono allestiti dei padiglioni per ospitare parte del seguito dell'imperatore Giovanni VIII Paleologo. Ed è rimasta talmente nel ricordo dei ferraresi che c'è ancora tuttora la via dei padiglioni lì, perché era rimasto il fatto di vedere tutte queste grandi tende con animali esotici, persone che vestivano in modo particolare, sicuramente non certamente usuali. E poi questo imperatore portò in dono al Marchese d'Este dei ghepardi, fra altri animali, probabilmente leoni, eccetera. C'era un serraglio nutritissimo in fondo a Via degli Angeli, portò dei ghepardi. Il ghepardo era un animale che serviva per andare a caccia ed era velocissimo, quindi si poteva andare a caccia delle lepri, andare a caccia dei cervi con i ghepardi. E ecco che incomincia a comparire il ghepardo, che ovviamente è un animale africano, quindi di tutt'altre zone, anche nella ceramica graffita ferrarese, perché i vasai ceramisti erano sbalorditi da questo animale strano, perché aveva un corpo tutto maculato, abbastanza consistente, un viso piccolo e trilobato, e sembrava proprio la caricatura di se stesso il ghepardo, sembrava che ridesse, ed era facilmente imitabile. Quindi i nostri ceramisti migliori cominciarono a rappresentare il ghepardo. I ceramisti migliori erano sicuramente quelli che avevano le loro botteghe nella contrada di San Romano, lungo la via Grande, e nelle strade vicine, e lì sicuramente da quelle botteghe uscirono i pezzi più belli ed importanti. Ritorniamo ancora a Pisanello e vediamo questo cavaliere, che è probabilmente la rappresentazione di un principe estense, perché sul mantello è raffigurata una impresa che è quella del battesimo, chiamato del battesimo, una delle imprese estensi più importanti, assieme a quella del Paraduro, a quella dell'anello con diamante, della granata svampante e così via, ed erano diventate il patrimonio comune della famiglia estense. Il battesimo poi divenne un'impresa propria di Borso d'Este, ma era già preesistente, e lo vediamo in questo bellissimo disegno di Pisanello, che si trova a Parigi, questa è una medaglia del Pisanello che raffigura Lionello d'Este. Vedete la capigliatura sempre quella, i capelli molto tirati indietro. Pisanello è stato il più grande medagliista di tutti i tempi. A Ferrara lui fece non solo le medaglie per Lionello d'Este, ma fece anche una bellissima, meravigliosa medaglia per Giovanni VIII Paleologo. Sono tutti oggetti estremamente rari.
E questo, sempre del Pisanello, è il ritratto di Lionello d'Este. Questo ritratto si trova all'Accademia Carrara di Bergamo. C'è anche il pendant di questo ritratto, che è il ritratto della moglie, Margherita Gonzaga, che si trova invece al Louvre. Tutte queste opere d'arte sono state in gran parte smembrate, quindi una parte finita in un luogo, un'altra in un altro luogo, eccetera. Comunque, vi dà l'idea veramente del principe, della raffinatezza del personaggio, della raffinatezza della esecuzione. Il profilo è veramente fantastico. I ceramisti cosa fanno? Cercano di imitare dove possono e se possono in base alle proprie possibilità. In questo quadro è raffigurato, in questo piatto è raffigurato un busto di un personaggio con il viso rivolto verso destra e con la tipica capigliatura che abbiamo visto prima, e quindi potrebbe essere una specie di omaggio di un vasaio ceramista proprio a Lionello d'Este. Siamo attorno a 1440, il periodo proprio di Lionello. Questo è un fondo di coppa abbastanza grande, di piatto piuttosto grande, con lo stesso personaggio rappresentato, rivolto verso sinistra con un cappello, questo tipo di cappello che era di pelliccia, perché la parte superiore fa vedere gli sbuffi di una pelliccia, e lo vedremo anche in Ercole d'Este. È sicuramente Lionello anche questo. Siamo sempre attorno al 1440, come questo. Anche questo è lo stesso personaggio con un cappello molto simile, il cappello che poi avevamo visto in un disegno di Pisanello, Lionello d'Este. Ecco, ci avviamo verso il tema centrale di questa conversazione con un disegno sempre di Pisanello che raffigura Borso d'Este giovane, probabilmente prima ancora di assurgere al ducato, al marchesato, perché gli estensi con Borso, con Niccolò III, Lionello, Borso, eccetera, sono marchesi di Ferrara. Sono duchi solamente per decisione imperiale di Modena e Reggio, perché lo Stato estense aveva due feudi, il feudo imperiale di Modena e Reggio e il feudo marchionale della Chiesa, dello Stato della Chiesa. Diventerà Borso d'Este duca anche di Ferrara solamente nel 1471, l'anno in cui muore, ritornato da Roma, dopo un viaggio estremamente faticoso, dove venne accolto con festeggiamenti, trionfi incredibili, però per lo sforzo e le fatiche di questo viaggio lui morì, però portò a Ferrara il titolo anche di ducato, e quindi da quel momento lì gli estensi sono anche duchi di Ferrara. Questo è un bellissimo fondo di piatto con un profilo verso destra. Si intravede sempre in alto il discorso del cappello particolare, ed è mo molto probabilmente un omaggio a Borso d'Este fatto da un ceramista, probabilmente della contrada di San Romano o della Via Grande. Questo è un altro ritratto estense di Tura, Cosmè Tura, conservato al Metropolitan di New York, e anche questo passa storicamente come ritratto di Borso d'Este molto giovane, però un bellissimo profilo che ricorda quello che abbiamo visto precedentemente. Pardon.
La medaglistica è un'altra delle cosiddette arti minori che a Ferrara trovarono gli estensi molto, molto disponibili. Questa è una medaglia di borso di Petrecino da Firenze. Siamo attorno al 1460 circa. Borso è già marchese di Ferrara. Ed è rappresentato in modo molto, molto significativo. Questa medaglia appartiene alle collezioni della National Gallery di Washington e fa parte dell'ascito di Samuel Cress. Samuel Cress, agli inizi del Novecento, è stato un grandissimo collezionista americano, come anche molti altri americani, inglesi, eccetera, che in Italia fecero man bassa di tutto quello che poterono portare via. Significativo è, per esempio, il rapporto tra Samuel Cress e i Contini Bonacossi. I Contini Bonacossi avevano creato, grazie a Vittoria Contini Bonacossi, una collezione straordinaria di dipinti, di opere d'arte incredibili che poi loro vendettero e tra i più grandi acquirenti dei Contini Bonacossi era appunto Samuel Cress, che aveva questa grandissima collezione anche di medaglie. Questo invece è un ritratto di Borso d'Este inedito, ossia questo ritratto fu pubblicato sotto forma di disegno sull'album estense nel 1850. Faceva parte della collezione dei marchesi Coccapani a Fiorano Modenese. Ercole Coccapani fu l'ultimo spenditore ducale, fattore generale degli estensi di Alfonso II d'Este. E alla morte di Alfonso II lui seguì Cesare d'Este a Modena e nel castello di Fiorano Modenese si portò via il maggior numero dei ritratti estensi che poté. Quindi questo proviene da questa provenienza. Nel 1860 circa gli ultimi eredi vendettero questi ritratti e ne sono stati recuperati due. Questo è anche Ercole I d'Este. Ecco, questo è l'ultimo ritratto presunto. Io dico presunto e cerco di dire le cose in modo tale però che sia chiaro che non sono delle mie ipotesi, ma non ci sono i documenti che lo possano dire. Questo è l'ultimo ritratto di Borso con in un fondo di ceramica e grafita ferrarese con il berretto da pellegrino. La scritta, probabilmente, il cartiglio, probabilmente diceva Serenitas, perché il titolo era Sua Serenità. Ecco. E quindi è databile proprio attorno al 1471, al ritorno da Roma con il berretto da pellegrino e lì purtroppo Borso d'Este morirà. Siamo già con Ercole d'Este. Questo è un particolare della cavalcata di Borso del mese di marzo che si trova a Palazzo Schifanoia. Tra tutti i personaggi raffigurati, questo è sicuramente Ercole. Allora, siccome gli affreschi sono databili attorno al 1466-70 massimo, è un Ercole giovane, non è ancora signore di Ferrara, ma cavalca accanto a Borso. Questo è un bellissimo marmo invece che si trova alla Victoria and Albert Museum a Londra, con Ercole ancora abbastanza giovane, probabilmente non aveva ancora sposato Eleonora d'Aragona e quindi forse era appena allora diventato signore di Ferrara. Questo marmo fa il paio con quello che adesso è esposto e che si trova a Palazzo Romei, più o meno, anche delle stesse dimensioni. Siamo attorno al 1470-71.
Questo è sempre Ercole d'Este Giovane, che fa parte della cosiddetta genealogia estense. Sono tutti questi personaggi rappresentati d'epoca. Naturalmente la genealogia estense sono delle miniature, è divisa in due, una parte si trova a Modena e una parte si trova ai Musei Vaticani. Ercole d'Este, io penso che sia Ercole d'Este sempre dello stesso periodo, perché dico questo anche? Ercole d'Este aveva una sua caratteristica somatica che era il naso, piuttosto pronunciato. E io credo che questo sia un omaggio fatto da un ceramista, da un vasaio ceramista proprio a Ercole d'Este. Dobbiamo tenere presente che gli estensi erano favorivano queste arti, incentivavano queste arti e quindi c'era un rapporto di riconoscenza che questi artigiani che facevano parte delle diverse corporazioni che caratterizzavano la vita sociale nelle grandi città, a Siena come a Ferrara e così via, omaggiavano, per usare un bruttissimo termine, rendevano omaggio, ecco, al loro signore in questo modo. Ercole d'Este, anche questo, è una medaglia di un medagliista milanese, siamo attorno al 1470 circa. E questo è l'altro ritratto che faceva parte della collezione Coccapani che Ercole Coccapani portò a Fiorano, nel castello di Fiorano Modenese. Il tributo dei vasai ceramisti agli estensi si estrinsecava anche attraverso la riproduzione delle imprese di cui ho accennato prima. In questo caso l'impresa dell'anello con diamante, l'anello con diamante che apparteneva alla famiglia degli estensi e fu fatto proprio in modo particolare da Ercole I d'Este. Rappresenta un anello con la parte superiore diamante avvolto da foglie di melagrana. Si può trovare una simbologia di questa raffigurazione. Per cui il fiore della melagrana al centro dell'anello potrebbe rappresentare la città. L'anello, le mura della città, il diamante, la parte nord della città dell'Addizione Erculea, rappresentata proprio dal Palazzo dei Diamanti, fatto costruire da Ercole nel 1493-94, e le foglie della melagrana potrebbero rappresentare le acque, i fiumi, il Po che avvolgono la città e dintorni della città. Questo è un bellissimo piatto che si trova in una collezione privata di Forlì e raffigura sempre l'anello con diamante. E cominciamo a vedere le caratteristiche, le ornamentazioni di contorno che sono molto significative e particolari proprio della produzione ferrarese. La tesa è caratterizzata da queste foglie gotiche, le chiamiamo così foglie gotiche, quasi a rincorrersi lungo tutto il perimetro del piatto. Una caratteristica tipica dei pezzi più importanti, più rappresentativi e più raffinati della produzione. Questo è un altro piatto baccellato con al centro l'anello con diamante che si trova nel museo di Amburgo. Siamo sempre attorno al 1470-80. Molti di questi piatti, di questi oggetti, venivano fatti per celebrare l'avvento di Ercole I d'Este al potere a Ferrara nel 1471. Ercole rimarrà
signore di Ferrara, duca di Ferrara, secondo duca di Ferrara, perché il primo per pochi mesi è stato Borso. Lui sarà il secondo duca di Ferrara dal 1471 al 1505, quindi 34 anni di potere, che non sono pochi. Cerco di andare anche abbastanza in fretta, scusate. Questa invece è una medaglia celebrativa del matrimonio tra Ercole e Eleonora d'Aragona, figlia del re di Napoli Ferrante o Ferdinando d'Aragona. Siamo nel 1473, matrimonio strepitoso, straordinario, descritto in un modo incredibile, fin nei minimi particolari, per esempio da Ugo Calefini, che nelle sue cronache di Ferrara, che giorno per giorno era il notaio ducale, quindi scriveva tutti gli avvenimenti. E sono due ritratti strepitosi in questa medaglia, fantastici, sia quello di Ercole che quello di Eleonora d'Aragona. Eleonora d'Aragona che viene rappresentata nel questo identico modo, non solo qui, ma anche nel manoscritto di Antonio Cornazzano sull'arte della guerra. C'è una bellissima miniatura di Eleonora d'Aragona, uguale, identico. Questo è un piatto che si trova a Palazzo Schifanoia e raffigura molto probabilmente, purtroppo ce n'è solo metà, Ercole e Eleonora nel momento del matrimonio. Da quel matrimonio nascono Isabella d'Este, Beatrice d'Este e Alfonso d'Este. Siamo già verso la fine del 1400, questa è una bellissima terracotta di Gian Cristoforo Romano, che si trova in un museo americano, molto bello, e rappresenta in un modo estremamente realistico Isabella d'Este. Bisogna avere presenti questi ritratti, confrontarli l'uno con l'altro, sovrapporli l'uno con l'altro. Per esempio il profilo di Isabella d'Este di Leonardo da Vinci è fantastico, questa anche è veramente fantastica, e quindi sono riscontrabili questi personaggi proprio mettendo insieme questi raffronti. Il povero ceramista che doveva celebrare le nozze di Isabella con Francesco Gonzaga, oppure Beatrice, la sorella Beatrice, con Ludovico il Moro, cercava di fare quello che poteva e non sempre riusciva. Questo, per esempio, sempre di Gian Cristoforo Romano, è Beatrice d'Este, bellissimo ritratto in marmo che si trova al Louvre, dove le caratteristiche somatiche sono assolutamente perfette. Beatrice d'Este non era bella, era molto molto più bella, molto più bella Isabella. Beatrice aveva una fronte troppo ampia e troppo sporgente, questa era una caratteristica fondamentale. Poi aveva anche un modo di tenere la bocca un po' così, insomma, le gote abbastanza floride, non era proprio bellissima. Il ceramista, siccome si sono sposati a distanza di pochi mesi l'una dall'altra nel 1491, ha reso omaggio alle due duchesse, diciamo, con questo piatto, non avendole di fronte, si doveva basare mnemonicamente sulle caratteristiche dell'una e dell'altra, per cui quella avanti è Isabella e quella dietro è chiaramente Beatrice, per le caratteristiche che vi avevo detto prima, ma nel complesso il pezzo è molto importante. Questo invece è sempre un matrimonio, è un piatto che celebra il matrimonio tra Beatrice d'Este e Ludovico il Moro.
le figure non sono esaltanti, ma l'insieme è importante. Dovete pensare che si tratta di un artigiano che doveva vedere di realizzare nel modo più simigliante possibile i personaggi. Questo è un piatto invece dove da solo compare Ludovico il Moro, su fondo è una figura che si staglia su fondo ribassato con la scritta Amor al Moro o Amore. Siamo nel 1491, il piatto è ferrarese naturalmente e celebra quello che diventerà il marito di Beatrice d'Este. Questo invece è un piatto stupendo, bellissimo, che si trova alla Smolian Museum di Oxford e celebra il matrimonio tra il giovane Alfonso e Anna Sforza. Alfonso tiene lo scudo con il biscione del Visconti Sforza di Milano e Anna Sforza, che suona il liuto, tiene lo scudo della granata svampante che era diventata l'impresa adottata da Alfonso I. È un piatto molto bello, molto bello. Voi vedete attorno anche quel fogliame di foglie, quell'insieme, quel serto di foglie gotiche che è tipico dei pezzi più ragguardevoli. Questo lo possiamo perfettamente datare al 1491, perché è l'anno in cui si sposano i due personaggi. E adesso vediamo le altre caratteristiche di questo tipo di ceramica. Peccato che questo sia molto frammentato, e rappresenta uno degli animali che facevano parte del bestiario delle raffigurazioni della ceramica graffita ferrarese. È decorato all'interno e all'esterno. All'interno con questa specie di bambi di cerbiatto e con la scritta del cartiglio Amore me porta fuori, l'amore mi porta fuori di testa, chiaramente. Quindi è un piatto, è una coppa amatoria. La figura si staglia davanti ad una siepe a graticcio, che è un'altra delle caratteristiche fondamentali del nostro tipo di ceramica e che non si ritrova mai nella maiolica coeva, ma questo è un altro discorso. Il retro, decorato anche questo, con cherubini alternati allo stemma dei Bentivoglio e sul fondo una coniglia gravida, a volte scappano le parole. La coniglia naturalmente era ben augurante per i matrimoni. La sorella gemella fatta dallo stesso artista nella stessa bottega si trova al Louvre, ma quella è completa. Questo è un piatto dove sono raffigurati due cani, probabilmente un cane maschio e un cane femmina, a raffigurare la fedeltà. Quindi anche questo si inserisce in un tema amoroso che veniva spesso utilizzato dai ceramisti. Una coppa al cui interno c'è un cervo sotto un padiglione e all'esterno tutto un serto di foglie gotiche a rincorrersi. Il cervo è sotto il padiglione, il padiglione è simbolo chiaramente di protezione e in base a quello che vi ho detto prima a proposito del concilio del 1438 compare questo elemento nei pezzi più importanti della ceramica graffita ferrarese e non si ritrova in esempi di manifatture di altro genere nello stesso tempo coeve. Quindi è una caratteristica proprio nostra. E questo è un ghepardo su un piatto dove il ghepardo si staglia su fondo di queste foglie accartocciate attorno
ed è databile attorno al 1440-1450, quindi proprio nel periodo della presenza di Pisanello e poi del concilio di Giovanni VIII Paleologo, che regala i ghepardi agli estensi. Questo è un altro fondo di piatto decorato all'interno e all'esterno, e sul fondo sempre un ghepardo accucciato. Il leone, anche il leone ritorna come simbolo di forza, naturalmente, in questo caso su un boccale dove lo stesso animale si staglia sopra questo sviluppo di foglie accartocciate. E qui siamo attorno al 1460 circa, 1470, proprio poco prima del trapasso tra Borso d'Este ed Ercole I d'Este. Poi compare anche, raramente, compare la figura dell'unicorno, che era un simbolo ed era una impresa legata a Lionello d'Este, ma non solo Lionello d'Este. Poi naturalmente c'è tutto il discorso della redenzione delle terre del Ferrarese, e quindi era un animale che stava su un'isola e con il corno immerso nell'acqua e nelle paludi aveva la capacità e la facoltà di risanarle. Quindi c'è un po' questo discorso leggendario. Singoli ritratti che molto spesso hanno un carattere di carattere ovviamente simbolico, come il caso di questo di quel del volto di questo cherubino, che ricorda abbastanza da vicino anche l'aspetto pittorico dei dipinti. Questo anche dimostra questo particolare, la bravura tecnica di questi artigiani ceramisti, probabilmente, io dico sempre, della contrada di San Romano. Un altro elemento distintivo di questa nostra ceramica sono gli alberi, che avanti, a sinistra e a destra, accompagnano la figura centrale, e sorgono, come dire, dalla siepe a graticcio. Sono un elemento decorativo tipico anche questo di queste manifatture. Un salto nella pittura con cosmetura. Questa Madonna con bambino si trova all'Accademia Carrara di Bergamo, e la forza, la capacità espressiva, nervosa quasi, delle figure Zeltura sono ovviamente caratteristiche ben famose, note, eccetera. E troviamo dei tentativi della ceramica di avvicinarsi a questo modo di reclinare la testa, di mettere in evidenza i sentimenti. In questo caso si tratta di un'allegoria, l'allegoria della sapienza. Il cartiglio, infatti, riporta la scritta sapienza. Questa è la tavola centrale del politico Roverella, che si trovava a San Giorgio e che oggi si trova al Victoria and Albert Museum. Il politico Roverella ha avuto delle vicende, delle vicissitudini drammatiche, nel senso che è stato smembrato in tutti i suoi pezzi e finito nei musei, soprattutto inglesi. Questa è una fuga in Egitto che si trova in America, sempre particolare Deltura, e mi colpisce sempre il modo di raffigurare il volto girato, come che si trova anche sulle
sulle ceramiche, in questo caso particolare il frammento di una santa che ha la palma del martirio e ha qualcosa di turno anche lei. E questa è la stupenda, meravigliosa primavera, l'allegoria della primavera, che si trova al Victoria and Albert Museum, uno dei capolavori in assoluto che sono partiti da Ferrara nell'Ottocento. C'è la storia di questo Eastlake, che era l'ambasciatore dell'arte della regina Vittoria, mandato in Italia a comperare tutto quello che era possibile, sia nella pittura che negli oggetti d'arte. E Slate racconta come aveva comperato un quadro che non gli piaceva assolutamente da un antiquario veneziano, un quadro di Giovanni Cariani del 1600, una cosa. Si imbatte nel proprietario di un altro antiquario, e non dice dove c'è un quadro di questo genere, e da bravo inglese che sa perfettamente quello che deve fare, gli propone uno scambio. L'antiquario che aveva questa primavera, ben felice, sì, dice, a me interessa, mi fa molto più gioco il quadro di Giovanni Cariani che non questo qui, che è un quadro primitivo, secco, duro, eccetera, eccetera. E lui fece questo scambio e lo raccontò nel suo diario e nelle sue memorie, ed è, credo, uno dei pezzi più importanti in assoluto che siano nella National Gallery di Londra. Questo è un piatto che ci si avvicina in un certo senso un po' al tema turiano della particolare schematicità dell'ornato, il modo di rappresentare la testa. Raffigura una donna che suona il liuto a Ferrara, il liuto, la musica a Ferrara è sempre stata al centro di tante attività culturali e artistiche. La cappella Estense era rinomatissima anche al di fuori d'Italia. Ercole d'Este aveva una passione per la musica che conosciamo e aveva voluto alla corte Estense i più grandi musici dell'epoca: Alfonso della Viola, Josquin des Prez tra 4 e 500. E quindi la rappresentazione del liuto in modo particolare è significativa di questa atmosfera, di questo clima che si respirava a Ferrara. Questa è la famosa annunciazione di Dresda di Francesco del Cossa. Questa bellissima tavola, stupenda, che per fortuna si è salvata e non è finita, distrutta dai bombardamenti del 18 febbraio 1945, è straordinaria, veramente straordinaria, per le figure, in modo particolare dell'angelo annunciante, che è questo, un profilo meraviglioso che in un certo senso ritrova qualche aggancio, qualche motivo di raffronto in questo bellissimo profilo di giovane uomo, che naturalmente non ha nulla di carattere religioso e nemmeno si può accostare per altri motivi, però che dà l'idea a volte della grande esperienza decorativa di questi nostri vasai ceramisti. Le figure allegoriche, il mondo delle allegorie, della simbologia, dell'astrologia. Aveva trovato in Ferrara una capitale estremamente ricettiva, sia nel campo della miniatura, pensiamo al De Sfera, per esempio, che si trova a Modena, e o altre raffigurazioni che sono simboliche legate a questo mondo particolare. Questo è un piatto molto molto bello che si trova a Schifanoia, fu trovato nel 1909 quando furono scavate le fondamenta della Cassa di Risparmio in Corso Giovecca.
rappresenta un angelo sotto il padiglione, sempre il motivo del padiglione che compare e della tesa con le stesse foglie. Questo è un altro piatto che raffigura un angelo, anche questo, sempre sotto un padiglione, dietro la siepe a graticcio, che fa parte del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Faceva parte, molto probabilmente, dico molto probabilmente, della prima collezione fatta da De Pisis. De Pisis negli anni 13, 14, 15 del Novecento era un patito della ceramica graffita e raccoglieva i pezzi della ceramica sulle orme del conte Pasetti, che aveva creato la grande collezione che si trova in gran parte per quello che è rimasto a Schifanoia. De Pisis scriveva sulla rivista di Faenza e raccoglieva assieme a sua cugina Clotilde Donini le ceramiche. Poi la collezione di De Pisis finì alla Donini Baer, alla Donini Clotilde Baer, che divenne Baer perché sposò questo industriale tedesco di Lipsia, e quando Clotilde Donini si trasferì a Lipsia, donò tutti queste ceramiche, questi bellissimi pezzi al Museo di Faenza, e quindi si trova Faenza. C'è sempre l'elemento del padiglione. Questo è il centro invece di un piatto con una figura simbolica che probabilmente raffigura la prudenza o la parsimonia, perché questo angelo che tiene il sacchetto delle monete dà l'idea del senso dell'oggetto. Questo è un oggetto che si trova a Metropolitan, New York. D'altro canto siamo appunto negli anni di Ercole d'Este, ed Ercole d'Este era molto famoso per la sua parsimonia, chiamiamola così, tant'è che anche nella statua del compianto sul Cristo morto che si trova nella chiesa del Gesù, lui era presentato con la scarsella e con sopra l'anello con diamante. Se ne raccontano sulla tirchieria di Ercole I d'Este tante, però in questo caso è la parsimonia, e quindi un omaggio anche questo alla parsimonia di Ercole d'Este e la raffigurazione di questa virtù, solo le virtù che compaiono sempre anche queste nelle bellissime ceramiche graffite ferrarese, come questo grande piatto molto bello decorato all'interno e dall'esterno. All'interno abbiamo la giustizia in trono tra alberi su fondo di siepe a graticcio, e all'esterno sempre assurdamente il motivo del ghepardo. Questo è un fondo di coppa, all'esterno ci sono due leoni che lo reggono, manca tutta la parte di contorno, che si trova al Museo del Bargello a Firenze e raffigura due donne in conversazione. Io credo che siano due donne e non un uomo e una donna, perché quella frontale è vestita nello stesso modo della damigella di destra, e anche l'acconciatura con i corni è un'acconciatura femminile. Questa è una bellissima coppa, anche questa, di carattere amatorio, dove c'è un lui e un lei sotto un padiglione, naturalmente, entro una cornice gotica polilobata con la tesa, con questo filuppo floreale che ho avuto l'onore di scoprire io nei depositi dell'Hermitage a San Pietroburgo. Questo è un altro pezzo che dopo vedrete. Era nei depositi, assieme a tanti oggetti meravigliosi dell'arte ferrarese del 400, che erano stati collezionati dagli zar. L'ultimo anche, Nicola II, aveva
acquistato tutto quello che poteva di italiano sul mercato internazionale delle aste, le ceramiche, i dipinti, incredibili. E io quando andai all'Hermitage, perché avevo l'idea di organizzare una mostra espositiva a Milano con cui avevo già raccolto delle adesioni, all'interno dell'Hermitage, dove c'è un salone delle maioliche di Faenza straordinario, ma nei depositi c'è una roba incredibile. La conservatrice Elena Ivanovna mi apre tutti questi armadi e ci sono queste pile uno sopra l'altro di piatti straordinari, opere fantastiche del Cinquecento di Nicola da Urbino, di Mastro Giorgio, dipinti lustri, ma un patrimonio di valore inestimabile. E io fotografai quello che poteva andare in mostra, e il direttore professor Piotrowski era felicissimo di organizzare questa mostra. Facemmo l'elenco, studiamo tutto il modo. È una cosa incredibile raccontare queste cose. Tramite l'amico Michael Engelhardt, che era console generale di Germania a Milano, persona di grandissima cultura, che tenne una conferenza proprio qui a Ferrara sul Tasso, quando gli proposi la cosa, disse: adesso andiamo subito alla Lufthansa. Andammo alla Lufthansa e la Lufthansa ci mise a disposizione il trasporto gratis e tutta l'assicurazione dei pezzi. Poi a Milano naufragò tutto, perché l'assessore alla cultura allora mi disse: chi paga? Almeno quelli li dovete trovare voi, la cosa finì lì. Comunque trovai delle cose bellissime. Questo è un altro piatto stupendo, meraviglioso, con due paggi, due giovani che suonano il liuto, sempre il motivo della musica, che aveva una delle sue capitali più fiorenti a Ferrara. Questo piatto si trova alla Smolian Museum di Oxford. Siamo 1490 circa. Questo invece è una coppa, anche questa rappresenta un paggio che suona il liuto tra due alberi e sul fondo di siepe a graticcio, che si trova al museo Czartoryski di Cracovia. Questo siamo attorno al 1460 circa. Questo è un altro piatto molto significativo, simbolicamente significativo, di due personaggi, di cui uno tiene un libro e lo indica col dito, e l'altro ha una bella scarsella, ma ben chiusa con il pugno, anche quello un omaggio probabilmente a Ercole. Siamo attorno al 1480 circa, sono interessantissimi gli abbigliamenti per poter datare questi oggetti. Questo è un piatto che si trova al Louvre e raffigura tre damigelle e due damigelle e due paggi, due uomini che giocano a carte, probabilmente ai tarocchi. I tarocchi era un gioco a Ferrara che aveva una grande diffusione. I tarocchi sono sempre stati molto appetiti nel significato, nel loro valore simbolico, eccetera. Quindi anche negli affreschi di Schifanoia il richiamo ai tarocchi è molto evidente. Poi Ferrara è sempre stata una città che giocava, da sempre. Sempre piaciuto giocare. Per Ferrara circolavano mazzi di carte di ogni genere, fin dagli inizi del 400, nonostante tutte le gride e i manifesti degli estensi contro il gioco che rovinava le famiglie. Ma a Ferrara si giocava sempre, come anche oggi, per la verità. Questo si trova al Louvre. Siamo praticamente alla fine, con questa bellissima coppa, straordinaria coppa,
con due putti su Draghi, che anche qui c'è l'elemento simbolico, l'elemento irreale, l'elemento fantastico, che comunque elementi che aggraziavano la vita di ogni giorno, in momenti anche molto, molto difficili. Questo dei Angioletti, sempre su Draghi, elemento fantastico che ricorre nella ceramica graffita, tra alberi e così via, è un piatto che si trova al Louvre. Siamo attorno al 1480 circa. Ricorda un tipo di arazzeria degli stessi anni. E questo è un piatto che mi ha fatto dannare per decenni, perché è stato pubblicato solamente nel 1861 in un grande volume chiamato Recueil de la Majolique Italienne du XVe e XVI siècle, come facente parte della collezione Czartoryski di Cracovia. Per quanto io abbia cercato la foto di questo oggetto, mai trovato. Quindi ho pensato che fosse andato distrutto nella Seconda Guerra Mondiale. E invece questa mattina ho avuto una gradevolissima sorpresa, che adesso vi dirò, siamo ormai praticamente alla fine. Questo è un piatto con il busto di un angelo, sempre con questo viso reclinato in un certo modo, con baccellature che danno l'evidenza di un contrasto di basso rilievo all'oggetto, è decorato anche all'esterno. Questo si trova al Metropolitan Museum e faceva parte della collezione Lehmann. Questo è l'esterno di una coppa straordinaria, meravigliosa, con questi elementi in rilievo di fiori, probabilmente di melagrana, sorretta da due leoni, ed è la coppa dell'esterno della coppa dove ci sono i putti sui draghi. 1470-60-70. Siamo alla fine della ceramica graffita ferrarese, siamo già agli inizi del Cinquecento, cambia il repertorio, oppure sviluppa un nuovo repertorio che è quello delle figure in rilievo, come in questo caso, un piatto che era finito a Monaco di Baviera, in una importante collezione, la collezione Walter Barais. Quando è morto questo signore, i figli hanno messo all'asta questo piatto e l'abbiamo fatto ritornare a Ferrara. E questo anche, siamo sempre agli inizi del 1500, con questo cavallo leonardesco, perché Leonardo per i suoi disegni e tutto il resto era famoso, questo cavallo incedente, in mezzo comunque a questi recemi, sempre su fondo risparmiato e tesa di carattere geometrico. Faceva parte del Museo Guidi di Faenza nel 1902, dal Museo Guidi di Faenza finì all'estero in collezione privata e poi è ritornato a Ferrara. E poi ecco, gli ultimi sono i calamai, quindi motivi plastici, sempre del 1400. In questo caso abbiamo il trionfo di una famiglia che è la famiglia Rangoni, perché la figura femminile seduta porta lo stemma Rangoni, poi attorno ci sono le quattro virtù cardinali, la giustizia, eccetera eccetera. Questa si trova al Victoria and Albert Museum. Questo invece è la figura classica del San Giorgio, con sulla gualdrappa l'impresa dell'anello con diamante, San Giorgio che uccide il drago,
che si trova al Museo di Monaco di Baviera. Siamo 1480 circa, bellissimo oggetto. Questo è lo stesso motivo di San Giorgio che uccide il drago in monocromia violacea, manganese, sempre con il drago morente. Si trova al Victoria and Albert Museum a Londra, 1480 circa. Questo è un altro San Giorgio che uccide il drago in abiti orientali. Allora c'era la moda di questi orientali che venivano spesso in Italia, personaggi di corte, ma anche personaggi che fuggivano dopo la caduta dell'impero di Costantinopoli. Questo si trova al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Questo invece è l'altro oggetto che ho trovato io nei depositi dell'Ermitage, sempre un San Giorgio in abiti orientali che uccide il drago, databile attorno al 1480. E l'ultimissima cosa è la scoperta di questa mattina. Il piatto di prima con la nave che io credevo fosse andato perduto, un caro amico stamattina mi manda una fotografia e mi dice: questo lo conosci? Secondo te è autentico? Ho fatto un sobbalzo. Dico: ma questo è quel piatto che io cercavo da decenni, venduto all'asta a Cracovia nel 2016. Il retro è stupendo, è meraviglioso, con la figura di un angelo al centro, medaglioni con animali come ci sono sulla tesa, ed è anche questo, c'è il motivo della musica, il motivo dell'amore, fa venire in mente Ercole De Roberti, ecco, queste cose. Questa è stata l'ultima grande scoperta di questa mattina. Vi ringrazio molto e scusate per il tempo che vi ho fatto perdere.